La soddisfazione di vincere un titolo europeo, la gioia di vedere un'intera nazione esultare. Emozioni uniche che Rafael Toloi con l'Italia ad Euro 2020 insieme al compagno di club Matteo Pessina ha vissuto al massimo. È stato tutto molto bello, no? Lavorare insieme a un gruppo fantastico di grandi giocatori, grandi uomini. È stato tutto molto speciale, ho fatto tutto per vivere al massimo. Ogni cosa, ogni allenamento, ogni momento insieme, a pranzo, a cena, ogni video, ogni trasferta ho fatto con massimo di gioia, di piacere, perché è stato veramente molto bello fare parte di un gruppo molto forte e poi avere vinto è stato, è difficile trovare le parole, no? È stata una felicità enorme, un sogno e sono molto felice di aver fatto parte di questo gruppo. Dopo il successo con l'Italia, anche per Rafael Toloi sono scattate le meritate vacanze. In Brasile, grande festa per il neocampione europeo. No, è stato molto bello. È stato molto bello per tutto quello che è successo, no? Nell'europeo, anche per le stagioni che abbiamo fatto nell'Atalanta. E poi è stato bello per me perché erano 2 anni che non andavo a casa dei miei genitori. Ho potuto vedere tutta la mia famiglia, i miei amici. Che ho già quando ero da piccolo e questo mi ha dato una bella carica per tornare bene e per iniziare una nuova stagione. E poi nella mia città è un paesino, no, di 3.000 persone, sono tutti italiani. Hanno fatto una festa bellissima quando sono arrivato e ringrazio a loro per tutto perché mi hanno aiutato tanto ad arrivare fin qui. La medaglia vinta ad Euro 2020 è però rimasta in Brasile, dalla mamma. Sì, volevo portare a casa la medaglia, ma non mi ha lasciato. Ma lei tiene tutti i miei trofei, medaglie, e è giusto, questa medaglia più importante che ho vinto, no? È giusto che resti con la mia mamma, perché senza di lei non sarei mai arrivato qua. Adesso tutti al lavoro, concentrazione al top per preparare una nuova importante stagione. È una nuova stagione, sicuramente sarà una stagione difficile, però abbiamo una squadra forte, con tanti giocatori forti e abbiamo tanta voglia di continuare a fare bene e a portare l'Atalanta al più alto possibile in tutte le competizioni. E quindi in questo inizio è molto importante prepararsi, lavorare forte perché dobbiamo impegnarsi al massimo in ogni partita, in ogni allenamento, perché sono sicuro che abbiamo tutto per fare una nuova stagione di grandissimo livello. Per il capitano nerazzurro è iniziata la 7ª stagione all'Atalanta. Mi ricordo bene quando sono arrivato il primo giorno qui a Zingonia, che dopo firmare il mio contratto abbiamo parlato e mi ricordo quello che il direttore mi aveva detto, che qua il nostro obiettivo era restare in A, no? E dopo tutti questi anni, iniziare la mia 7ª stagione, e se guardo un po' indietro e vedere tutto quello che abbiamo fatto, questo mi emoziona molto e mi rende molto felice. E per me è un sogno iniziare una nuova stagione qui e ringrazio a tutti perché mi hanno accolto dal primo giorno fino oggi benissimo, a tutti i tifosi, a tutte le persone di Bergamo, a tutti i miei compagni di squadra, allenatori, staff, tecnico, medico, tutti, perché abbiamo una famiglia bellissima e abbiamo tutto per fare bene, perché sono tutti bravissime persone che hanno voglia di lavorare e di fare il meglio, e quindi sono molto, molto orgoglioso di poter iniziare questa nuova stagione, ho tanta voglia di fare ancora di più, fare bene e aiutare i miei compagni.